Ben ritrovati da Alessandra Toni, che conduce questo podcast con le principali notizie di oggi scelte dalla redazione di Varese News. La gestione dell'acqua con le politiche tariffarie differenti tra comune e comune sono state al centro di un confronto tra Paolo Mazzucchelli, presidente di Alfa, società che gestisce il servizio idrico in provincia, e il nostro giornalista Orlando Mastrillo. La complessità della materia è legata ai fenomeni di dispersione ancora molto estesi e ai tanti depuratori in provincia che funzionano così male da essere sotto procedura di infrazione dell'Europa e hanno bisogno di interventi molto pesanti. Un malore gli è stato fatale quando prima delle 8 è uscito di casa per recarsi a scuola, dove insegnava musica. Rocco Caporusso è morto a soli 32 anni a Gemonio, dove si era trasferito da pochi mesi per lavorare nella locale scuola media. Il giovane professore era originario di Modugno, in provincia di Bari, trasportato d'urgenza all'ospedale di Cittiglio e morto dopo il ricovero. Traffico ferroviario interrotto questa mattina per quasi 2 ore sulla linea Gallarate-Milano dopo che l'Eurocity proveniente dalla Svizzera ha investito e ucciso un uomo. Il tragico impatto è avvenuto attorno alle 11.30. Cancellazioni sono avvenute anche sulle linee Trenord da Milano verso Varese, Porto Ceresio, Arona, Domodossola, Luino e da Lugano a Malpensa. 4 appuntamenti per promuovere la digitalizzazione delle imprese. È il progetto della Camera di Commercio inserito nel programma Eccellenze Digitali, che vede la collaborazione tra Google e Union Camere. Il primo incontro, che avrà al centro la SEO per essere rintracciati sui motori di ricerca, si terrà martedì 19 gennaio. Visita questa mattina del presidente regionale Attilio Fontana al cantiere dell'ex caserma Garibaldi a Varese. Il governatore ha voluto osservare lo stato di avanzamento dei lavori iniziati da oltre un mese. Il progetto di riqualificazione era stato avviato quando lui era sindaco della città e si è concretizzato durante l'amministrazione di Davide Galimberti, grazie anche al contributo di Regione Lombardia. L'ex caserma è destinata a diventare un polo della cultura e ospiterà, tra le altre cose, la biblioteca civica, l'emeroteca, la biblioteca dei ragazzi e l'archivio del moderno dell'Accademia di Architettura di Mendrisio. Da venerdì verranno pagati alcuni contributi voluti dalla Giunta Fontana per far fronte ai problemi economici scatenati dalla pandemia. Regione Lombardia ha previsto una misura per i lavoratori autonomi senza partita IVA, privi di qualunque forma di sostegno del reddito, rimasti totalmente esclusi da ogni forma di ristoro degli ultimi provvedimenti del governo. In tutto sono arrivate 46.000 domande, 20.000 sono di bar e ristoranti. Una camicia made in Ispra al giorno dell'insediamento. È partito oggi dalla vecchia camiceria il modello confezionato appositamente per il giorno dell'insediamento del neo presidente degli Stati Uniti Joe Biden il 20 gennaio prossimo. Per il nuovo inquilino della Casa Bianca si tratta di un'importante tradizione, dato che non è la prima volta che indossa un capo della vecchia camiceria in occasione di eventi particolari. Presentato questa mattina a Booster Sizio il team professionistico di ciclismo Eolo Cometa, a cui dedichiamo l'approfondimento a cura di Damiano Franzetti. La presentazione ufficiale della nuova Eolo Cometa di ciclismo è un evento che non riguarda solo gli stretti appassionati del pedale o dello sport. L'appuntamento, vissuto a distanza ma organizzato a Busto Arsizio, è stato infatti un modo per stringere una volta di più l'intero territorio a una disciplina che qui ha radici profondissime. E anche grazie a queste radici è stato possibile l'incontro tra uno sponsor importante e conosciuto, la Eolo di Luca Spada, con uno dei grandi campioni varesotti, quell'Ivan Basso di Cassano Magnago che, dopo aver vinto il Mondiale Under 23, ha conquistato per ben 2 volte il Giro d'Italia. Non è un caso poi che Spada e Basso si siano conosciuti qualche anno fa nell'ambito di una manifestazione organizzata dalla società ciclistica Binda, la mamma della Trevalli Varesine, e non è un caso che la filosofia dell'azienda Bustocca sia legata a uno sport che, come ha spiegato lo stesso Spada, porta i suoi campioni anche sulle strade dei paesi più piccoli e caratteristici, di cui anche il Varesotto è pieno. A chiudere il cerchio c'è naturalmente anche l'aspetto sportivo, visto che con la Eolo Cometa gareggeranno anche Edoardo Ravasi di Besnate, Luca Wackerman di Rho e quell'Alessandro Fancello di Binago che Basso ritiene la più grande speranza italiana per le corse a tappe, in ammiraglia anche Dario Andriotto di Busto Arsizio. A Valencia il 24 febbraio l'esordio in gara per questa bella avventura sportiva a forti tinte nostrane,
Appuntamento su Varese News per seguire passo passo la squadra. Da Busto Arsizio, Damiano Franzetti per Varese News. E rimaniamo in tema di Eolo, ma come dio dei venti, la Protezione Civile di Regione Lombardia ha diramato un'allerta per l'arrivo del Fön che interesserà la nostra provincia con un'intensità media oraria tra i 15 e i 30 km attorno ai 700 metri di altezza, localmente anche maggiore a 35 km orari a quote maggiori. Vi ricordiamo che i nostri podcast con le principali notizie si possono trovare sulle piattaforme Spreaker e Spotify.